do we have here? You must be a new arrival. Wayla, ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Siamo qui oggi con un nuovo video per parlare di Souls-like. Ma la mia, quella di oggi, sarà più una provocazione. E la provocazione deriva da un commento a un video di un noto youtuber che ho fatto tempo fa, che parlava di Kena, Bridge of Spirit, come un Souls-like, come un gioco che avesse un combat system Souls-like. E quindi mi è venuto in mente di fare questo video a proposito. Innanzitutto vorrei iniziare con una definizione del combat system Souls-like che ho trovato su internet facendo delle ricerche. Una definizione data da un utente che dice: "It's methodical, intense, minimalist, consequential, based around punishment, spacing, reaction and reading." Che vuol dire che è metodico, intenso, minimale, conseguenziale, basato sulla punizione, sullo spaziare, quindi sul capire e saper leggere gli spazi e la reazione. E la definizione, diciamo, ristretta che dà quest'utente è di un combattimento che può essere chiamato come intuitive combat. Quindi un combattimento, un sistema di combattimento intuitivo, basato sull'imparare a muoversi rispetto agli avversari. E da questa definizione, che secondo me è corretta, io ho cercato di estrapolare quelle che sono le tre caratteristiche fondamentali che fanno pensare a un combat system come Souls-like. E queste tre caratteristiche, questi tre campi sono, innanzitutto, le mosse. Quindi quando un personaggio protagonista ha come mosse il parry, quindi la parata perfetta, la schivata, un attacco leggero e un attacco pesante, di base ormai si pensa che sia Souls-like, ok? Quindi questa è una prima caratteristica importante, perché fondamentalmente è il primo collegamento che si fa. Quando si vede un attacco leggero e un attacco pesante, si pensa subito che sia un Souls-like. La seconda caratteristica, invece, sono gli attacchi dei nemici. Solitamente gli attacchi dei nemici, soprattutto dei boss, nei Souls-like sono stereotipati. Solitamente abbiamo uno schianto a terra dall'alto molto pesante, una spazzata molto ampia e difficilmente schivabile, e poi una carica che viene fatta dal boss di turno. Questi sono i tre attacchi principali dei boss nei Souls-like, e sono quelli che fanno ricondurre un determinato titolo ad essere Souls-like. La terza caratteristica che fa pensare a un titolo come Souls-like è la presenza della barra della vita e della stamina. Ora, chiaramente la barra della vita nelle sue varie forme c'è in tutti i titoli, ma la presenza di una barra vita e una barra stamina vicine fa pensare sempre a un combat system Souls-like. Quindi in questo momento io mi sto concentrando soltanto su quelle caratteristiche del combat system che possono avvicinare un titolo ad essere definito come Souls-like, ok? Ma in realtà ce ne sono tante altre, quindi l'esplorazione, il metodo d'esplorazione, il metodo di checkpoint che può essere, più vicino a un Souls-like, come può essere in un Hollow Knight, che però a livello di combat system secondo me non c'entra nulla con i Souls. E a questo punto vi faccio alcuni esempi. Kena, per l'appunto Bridge of Spirit, anche Fallen Order, Star Wars Jedi Fallen Order è considerato un Souls-like per via del suo combat system. Secondo me, secondo la mia opinione personale, questi titoli non sono per nulla dei Souls-like. Le uniche caratteristiche che hanno dei Souls-like potrebbe essere un po' il combat system, per l'appunto. Ma la mia provocazione di oggi e la mia analisi verte sul fatto che è impossibile definire un titolo Souls-like soltanto perché ha un combat system in cui ci sono magari la parata perfetta, la schivata, l'attacco leggero, l'attacco pesante, e in cui, diciamo, bisogna avere tempismo per combattere e conoscenza dei pattern dei nemici. Questo non può essere sufficiente a ricondurre un titolo ad essere un Souls-like. Infatti, ad oggi, l'influenza che hanno avuto i Souls-like in tutti i giochi action e in quelli che verranno, ok, è importante. Consideriamo che questo tipo di struttura del combat system viene applicato oggi a tantissimi giochi action, per cui sarebbe
assurdo dire che tutti questi giochi action sono Souls-like. Significherebbe dire che la maggior parte dei titoli action attualmente sul mercato moderni sono Souls-like, e così non è. Vi faccio alcuni esempi che saranno anche una provocazione a voi per sapere cosa ne pensate. God of War, Ghost of Tsushima, Zelda Breath of the Wild addirittura hanno parata perfetta e schivata, e anche in questi tre titoli serve molto tempismo solitamente e conoscenza dei pattern dei nemici, che per lo più non sono molto vari, ok, in questi tre titoli che ho citato. Questi tre titoli, un God of War, e intendo il God of War del 2018, un Ghost of Tsushima, un Zelda Breath of the Wild, possono realmente essere considerati dei Souls-like, oppure il loro combat system può essere identificato come Souls-like? Per me assolutamente no. Per me bisogna cambiare l'idea che si ha dei giochi action, che ad oggi hanno subito un'influenza dai Souls-like, ma non sono Souls-like, solo perché hanno quelle caratteristiche nel combat system. Ok, quindi siccome su internet si legge tanto che Kena o che Fallen Order sono dei Souls-like, e proprio Fallen Order è uno dei principali Souls-like consigliati, ok? Per me non c'è qualcosa di più sbagliato, non sono d'accordo con questo, non sono un amante dei Souls-like, eppure Fallen Order, così come anche Kena, mi sono piaciuti tantissimo, così anche come God of War, Zelda e Ghost of Tsushima. Quindi cerchiamo di distinguere l'influenza che hanno avuto i Souls-like e che ha avuto Dark Souls al giorno d'oggi per i giochi action da una categorizzazione sbagliata degli action come Souls-like. E questo è quanto, ragazzi. Io appunto volevo condividere con voi questi pensieri. Vorrei sapere realmente cosa ne pensate voi, se questi titoli possono essere definiti Souls-like solo perché hanno determinate caratteristiche del combat system oppure no. Io quindi lascio la palla a voi, vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale, a seguirmi anche in live, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, io vi do appuntamento ad un prossimo video, un saluto a tutti ragazzi, ciao!